Ciao a tutti amici, dal vostro Giuseppe Paoletti, arte Solgaleo93. Oggi farò un drawing, quindi una cosa molto bella che molti rifanno. E oggi tocca un personaggio un po' molto bello. Ma prima di cominciare saluto due persone, Scoutman e Lucky di Fra. Ciao ragazzi. Beh, amici miei, prima di tutto, che me lo chiesto alle in una live di un amico mio. Ok, come state per il tempo? Oggi il drawing di oggi è Super Mario. Amici miei, direi di prendere le chiacchiere e iniziare subito. Ovviamente ci andiamo di foglio bianco e iniziamo a farlo il nostro Super Mario. Quindi let's go. Ok amici, direi che abbiamo quello che ci serve. Prima di tutto usiamo questa, una matita. Ecco qui, una matita 7B. Questo perché utilizziamo la matita 7B? Perché adesso lo andiamo a, ovviamente, a disegnare il nostro Super Mario. Quindi direi di partire. Mi raccomando, attenzione ai dettagli. Dico, già come potete vedere, già saltando la faccia, prende già vita. Ovviamente anche il suo berretto. Aspettate un attimo che ho fatto una linea di troppo qua giù la linea. Vabbè, comunque già si capisce che è il nostro Super Mario. Anzi, un consiglio furbo che vi do, quando disegnate, prima di tutto se dovete fare un piccolo schizzo, utilizzate una matita H come questa, una matita HB come questa per fare disegni leggeri e dopo con una matita un po' più pesante come la mia 7B potete ripassare. Io utilizzando la 7B perché io sono un po' più esperto nel disegno e quindi utilizzo matite un po' più grandi, con il calco bello pesante. Amici, direi che senza tempo il nostro Super Mario piano piano sta arrivando nel nostro foglio. Già come potete vedere un po' di cose. Ah, qua c'ho i colori che dovrò utilizzare per dopo. La M sua giustamente. Fate già saltando il volto. Infatti si capisce già che è lui. Ma adesso andiamo avanti.
Poi che quando ho fatto queste linee qua, praticamente sono le ombre della mano. Cioè, più che mano, delle sue dita. Ho un altro consiglio che vi do, mi raccomando i dettagli di Super Mario perché sono importanti. Mi raccomando, i dettagli, fate molta attenzione. Ed ecco qui, amici, eccola qui. Ecco a voi, Super Mario, let's go, guardate già così. Amici, adesso un bel punto, adesso la cosa più bella è di iniziare a colorare il nostro Super Mario. Però prima una piccola cosa, prima di iniziare a colorare, con questo pennarello. Già che dato che possiamo iniziare, gli occhi prima di tutto, direi di fare un piccolo ripasso sulla parte degli occhi. E basta soltanto, ricordo soltanto l'interno della parte degli occhi, intanto già saltando col nero. Beh, amici, adesso, senza perdere tempo in chiacchiere, direi di partire. Beh, amici, adesso iniziamo. Allora, prima di tutto. Questo è un rosa carnagione che però viene un pochino troppo scuretto, quindi poi con la matita bianca che è questa qui, la andiamo un pochino a sfocare. Quindi let's go. Mi raccomando amici, mi raccomando, concentratevi sui tagli. Comunque, se avete un pochino di alcune cose sotto al tavolo, mi raccomando, toglietele via prima. Vedete, viene un pochino scuretto, poi dopo vi faccio vedere qual era il trucchetto bello. È un pochino così, questo colorino un po' furbacchino, però raga, dovete fare sempre attenzione. Adesso con la matita bianca lo andiamo, aspetta un attimo, mi sono dimenticato,
la parte da orecchie. Ecco, adesso con il bianco lo andiamo un po' a sfumare un pochettino. Così per dischiarire un po' la faccia. E mi raccomando, quando fate queste cose, mi raccomando tutti. Ho avuto un Super Mario con un po' di ombre, vabbè, ma niente di che, da problemi, ma tanto voi cercate sempre di farlo bene, perché io a fare questo non è un problema. Adesso marrone, e andiamo a fare le sopracciglia, amici miei, sopracciglia e baffi, e anche cioè le parti in basso delle scarpe, se no il nostro Mario non arriva. E giustamente anche un'altra cosa, i capelli. Mi raccomando, fate sempre attenzione, ragazzi. Ecco già, ok, insomma con questo marroncino qui, questo qui, andiamo a fare la parte sotto delle scarpe. Sarebbe la parte dei tacchi. Usiamo anche un pochino l'interno della bocca, perché poi adesso per questo interno della bocca andiamo a utilizzare soltanto questo colore. Adesso una parte un po' più bella, sempre la dentro la lingua. Giustamente la lingua. Non può mai, mai, poi mai mancare. Giustamente, no? Ok, adesso, ladies and gentlemen, rosso. Il rosso, mi raccomando, il cappello e anche il cappello, la M e la parte della maglia.
Il nostro rosso ha dato una bella svolta al nostro Mario. Messo il celeste con il colore, andiamo a fare con questo colore, andiamo a fare la parte degli occhi soltanto. Mario, Super Mario, ovviamente gli colori, gli occhi di Super Mario sono celesti. Mi raccomando, non vi confondete. Adesso giallo e andiamo a fare una cosa sola di Super Mario, nonché i bottoni. Giustamente. Tanto ci è voluto soltanto poco di questa cosa qui. E adesso una cosa molto bella. Azzurro, andiamo a fare la parte della piegatura dei pantaloni nel nostro Super Mario. Perché giustamente non è solo. Nonché non è una cosa, se non è una cosa tanto sciocca da fare, perché adesso mo andiamo, tocca al blu. Mi raccomando, quando ripassate, fate una cosa bella prima di colorare, ripassate prima i contorni della tuta di Super Mario, perché se no viene un casino. Mi raccomando, amici, non sbagliate, specialmente sui bottoni. Ci siete? Anzi, se siete, vuol dire che avete capito. So, piano piano potete colorare. Già il nostro Super Mario prende. Vabbè, io comunque siccome ho i pennarelli da Giotto con la punta ben grossa, devo fare molta attenzione perché io vado a linee quando devo colorare, perché come dire, è un po' un casinotto dopo, perché premendo troppo il colore si rischia di bucare il foglio, perché questi colori qui hanno una punta un po' stupida, devo dire. Ok, già guardate così che cosa è saltato fuori. Un Super Mario, il nostro Super Mario, ragazzi. Beh, direi che è perfetto, vero? Amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Avete visto come è uscito fuori? Ho dovuto ridare un po' una sistematina. Non l'ho fatto vedere, che non l'ho fatto. Ho ridato un po' una sistematina. Ed eccolo qui. Il nostro Super Mario. Ragazzi, spoilerate tantissimo se vi piace questa tipologia di video del drawing, oltre che lo spray painting che ritornerà, perché ho dovuto ricomprare un po' i fogli e anche qualche bomba e altri po' di colori di bombolette, perché alcuni non ce li ho per fare alcune cose. E beh, amici miei, con questo disegno, da vostro Giuseppe Paletti, Arte Sacra 93, mi raccomando, seguitemi sotto i link social, sotto i link di iscrizione, Instagram e Facebook. E attenzione, vi lascio sotto anche il link del mio TikTok, ragazzi, seguitemi anche là, perché ho già pubblicato il mio primo video. Mi raccomando, seguitemi, perché mi trovate sotto non come Stolgaleo93, ma bensì come SkullWarrior93 sul mio TikTok. Mi raccomando, amici miei, seguitemi anche lì. Ho già fatto un video solo, però arriveranno anche gli altri su TikTok. Vabbè, io con questo disegno, amici miei, vi saluto e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi!